Ma dare a lungo è bello tirarlo. Bravi tutti. Ma c'è qualche gioco anche di precisione. Vai Andrea, si dici vedono, tutto. Si vedono lì i campioni che vediamo. Closest to the pin. Closest to the pin. Quindi un nearest. Si può giocare sui campi. Addirittura. Salvati nella libreria. Quindi ho visto, ragazzi, abbiamo visto Pebble Beach, quindi ci andiamo sulla mitica, buca 7. Abbiamo selezionato tutti i par 3. Selezionato tutti i par 3. Tutti i par 3 di Pebble. Tutti par 3. Sfida su tutti i par 3. Wow, va bene. Attenzione, va bene. Ci sta. La mitica qual è? La 6. La 7, quella di 100 metri con l'oceano dietro. Andate, ragazzi, ci sono le regole. Sono le regole del Closest to the Pin. Leggi personali. Tac. On the team. E partiamo dalla facile. Paolo parte dalla facile 569 metri. 160 metri staccionate. Vediamo. Oh, ragazzi, 169.4 staccionata davanti, burrone, precipizio e tutto il resto. Quanti che ferro giochi? Gioco un ferro 6 per iniziare, ragazzi. Bene. Quindi direzione è sempre la stessa, quindi voi mirate sempre sul vostro target. Trackman è ben settato lì. Guarda, una spada, ragazzi, un po' di droccia. Qui 33 tentativi, vediamo la prima. Attenzione, quasi in green? No, 12 metri dall'asta. Ok, sei sul bordo. Va bene, semi-rough. Semi-rough, eccolo qua. E allora ce ne giochiamo un'altra. Ah, penalty a dead, però ti ha dato anche la penalità! No. Sì, perché eri fuori dal green! Va bene, allora facciamo la seconda, via. Questa l'ho scencata. Vabbè, ricordati che i top sono i migliori, ma non è vero, è push. Ragazzi, sono uscito dal campo pratica delle vigne e sono uscito anche a Pebble Beach. Fantastico. Sei andato nell'oceano, in spiaggia. Guarda che sei in spiaggia. Ho perso la a prendere il sole. Si sa che 100% bene. Ragazzi, qui è tosta, Si sa che Paolo è l'uomo dell'ultima palla. Esatto, l'ultima palla frega sempre tutti. No, ragazzi. Questa qua è direttamente in spiaggia, non passa neanche dall'oceano. Guardate, guardate un po', bam. Quindi un'altra penalità. Quindi adesso vediamo il totale. A me basta mettere una palla in green e sono a posto. Vediamo. Penalità 100%. Grazie. 64. Quindi la migliore è quella che si è andata nel fringe. Sì. Bene. Quindi tocca a te, Ale. Quindi Pizzo, cosa tiri? Il ferro 6. Cosa devo tirare? Ferro 6. Sembra dritta. No, ma volerà? Fino al green? Non l'ho presa! Vola un pochino! Altissima! Qui siamo quasi in bunker. Il trackman ti sta dicendo cambia bastone. Confermi, Andrea? Confermo che effettivamente forse manca qualcosina. Quindi ti insegna il trackman range alle tue distanze e quindi sì, ti fa lavorare. In base anche al settaggio che avevamo visto prima di quella Find My Distance, ti consiglia di... Guarda che secondo me manca qualcosa. Infatti Pizzi ha subito cambiato bastone. Si è fidato del track. Bravo. Che è meglio di un caddy, ragazzi. Perché traccia tutto, ragazzi. Vediamola. In fade. L'ho giocata in fade. Vediamo. Come Matt Kuchar. Attenzione, questa sembra interessantissima. Attenzione, ha cambiato bastone. Grazie Trackman, grazie Trackman. E allora devi venire a praticare tutti i giorni qua, ragazzi. Basta, vengo solo qua a praticare tutti i giorni. Un metro e otto. No, pazzesco. Vabbè, c'è un terzo colpo. Terzo colpo sempre col mio bel ferro 5. Allora, ok. Va bene. Questa l'ho presa meglio per la partita destra. E ormai ti sentivi gasato dalla vittoria. Anch'io nell'oceano. Potevi non finire il mare comunque. Bello. Vediamo. Quindi ragazzi, Ale won this all. Hai vinto. Attenzione, questa è interessante. Quindi allora la prima buca l'ha vinta Pizzo, testimone. Agilmente perché Trackman ha suggerito il bastone a Pizzo. Meno male. Io invece non l'ho ascoltato, perso. Adesso giochiamo la mitica numero 7 di Pebble Beach, 100 metri in discesa con l'oceano dietro il green. Consiglio tecnico? Consiglio tecnico appena farla battere appena prima dell'asta, perché
con il downhill potrebbe scivolare un pochettino. È tosta, vediamo. È tosta. Oggi parto io. Allora, ragazzi, 100 metri in discesa, vento a favore, 9 metri di slope, quindi mi gioco un 56 gradi. Fantastico. Buca corta ma con tante insidie. Vediamo. Buca delicata. Delicatissima. Quindi vi ricordiamo che col Trackman Range potete, oltre allenarvi e misurare qualsiasi vostra distanza, giocare i campi. Giocare i campi. Questa è dritta. È dritta, se ha la distanza giusta. Vediamo. Però è corta. Dov'è? Non la vedo. Eccola. Ah, 6, 5. Beh, insomma, ragazzi. Beh, 5 metri. 5 metri dall'asta non è, verdi, non è sempre male per iniziare. Grande 56. 5 metri e 10. Sì. Vai, faccio un altro colpo. Dato che pizzi colpisce, io vi faccio vedere il Trackman là in mezzo che misura tutto. E pizzo qua sotto in driving range. Eccoci. Un pochino a sinistra della bandiera. Poco. Vediamo, vediamo. Eh sì. Però si avvicina, ragazzi, eh. 5 metri e 7. 5 metri e 7. Non è male, non è male. Giocavo ancora. Bene. Quanto è divertente fare le sfide così. Fantastico, ragazzi. Com'è andata? Questa l'ho presa bene. Filo a sinistra, ma mi piaceva l'impatto. Si è chiuso un attimo. Come lunghezza era meglio. Fai spin! Quindi riusciamo a dare alla pratica un senso. Riusciamo a dare alla pratica un senso, a renderla interattiva e a soprattutto vedere quello che sarebbe un risultato di un colpo che magari tirato semplicemente in campo pratica può dare pochi feedback, ma con questo metodo qua riusciamo a vedere quello che effettivamente potremmo ottenere su un campo. Fantastico. Ragazzi, Paolo deve battere questo bel numeretto rosso, 5.1, che sono i metri dalla bandiera. Tosta. Quindi ragazzi, anch'io prenderò il 56 gradi e proverò. Vediamo di battere pizzi. Colpo è dritto. Dritto, vediamo se ha la distanza giusta. Vediamo, vediamo. Attenzione, si è chiuso. Si è chiuso. Era dritto verso dove, scusa? Non lo so. Per questo che il Trackman Range è utile, perché se no voi praticate nel nulla e vi sembrano tutti colpi fantastici. Poi andate in campo e fate 20 colpi in più del vostro handicap e non sapete il perché. Almeno qua riusciamo a misurare e contestualizzare, senti come parlo bene, la pallina. Com'era? Sembra dritta qui. Vediamo se Trackman, a destra, vediamo Trackman cosa dice. Trackman dice che sta andando verso destra. Ragazzi, questa palla è in oceano, eh. Ma sai che molto probabilmente a Pebble Beach c'è un vento strano. Sì, solo per te. Solo oceano. Per te. Ma stai mirando al 100 metri dritto? Non è che mi avete cambiato bersaglio. No, è lì. Cioè. Ah no, ok, perfetto. Confermiamo che il vento non c'è e quindi erano i miei tiri terribili. Anche se in campo pratica non mi sembrava neanche male. E vedi? Punto. Vedi come cambia la pratica con uno strumento giusto invece di tirare a caso? Questa è dritta la bandiera. Questa sembra dritta. Questa è dritta perfetta. Questa è dritta perfetta. No, questa è bella, eh. Questa è bella. Ricordatevi che Paolo è il giocatore dell'ultimo colpo. Torna indietro. Non ci crede, ha vinto. Ma no, l'ultimo, guardate. Come diceva Mike Buongiorno, il golf è sul terzo colpo. Allora, la prossima sfida è su una pallina. No, così vinco io magari. Se facciamo su 5 ancora più. Io più palline tiro, meglio è. Quindi dovete venire al Trackman Range. Assolutamente. Qui siamo le vigne. Siamo le vigne. Vigne. Venite a provarlo e... Villafranca, le vigne. Trackman Range. Venite qua, Trackman Range.